Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parla da Cassino, dall'altra area di lavoro. Per gli incontri del venerdì, questa sera staremo insieme a parlare di storia. Questa volta abbandoniamo l'insorgenza del 99 e cerchiamo di andare a analizzare il risorgimento. Sento Ennio Carissimo Abruzzo, come stai? Claudio, bene, tu come stai? Io sto Ti vedo bene. benissimo ed entusiasta. Dimostra, insomma, la vera faccia di queste ideologie giacobine che avevano alimentato e finanziato la rivoluzione francese, cioè quello che è mio è mio, quello che è tuo è mio. La faccia della libertà, Calité. Alla faccia della libertà, perché come tu mi insegni, Claudio, la loro libertà era una libertà mutuata dall'albero della libertà di matrice biblica, dove sotto questo Versetto albero si era attorcigliato. 3, versetto 3 della Genesi. Perfetto, che la dice lunga sul suo significato, dove si era attorcigliato il serpente che aveva corrotto Eva. Quindi questo albero della libertà era quel famoso albero che ti faceva credere di essere libero, ti faceva credere che tu avevi il mondo ai tuoi piedi. In verità era una sorta di boomerang che si rivoltava contro di te. In Sai, pratica, Ennio. cercando di frantumare i tuoi ideali, perché questo albero che ti dava questa immensa libertà, però non ti diceva che questa libertà doveva essere anche saputa gestire. È un pochettino, come dico sempre, è come regalare una Ferrari a un bambino: se gliela regali, quello sarà felicissimo, però se lui non la sa gestire, gli hai regalato la morte. Quindi Senti, Ennio, ti questo albero. volevo dire una cosa. Sai, mentre stavo vedendo quel video e stavo riflettendo su una frase che mi hai detto, che ho riportato ascoltandolo da te. Tu lo sai che qua si parla di libertà, fraternità, egalità e fraternità, ma tu sai che da subito la parola fraternità è stata cancellata. E sono molte le teorie che dicono perché la parola fraternità, infatti se tu vai sul sito del nuovo Monitore Napoletano è sparita la parola fratellanza. A questo punto sai cosa ti posso dire? Hanno dovuto cancellare la fraternità perché se tu sei fratello, poi devi condividere anche le proprietà e le ricchezze e quindi non potevi fare quello che tu è tuo, quello che è mio, quello che tu è mio e quello che è mio è solo mio. Secondo me questa è stata la vera chiave che in molti appoggiano. Questa frase qui credo che mi sono dato questa risposta perché con la fratellanza vuol dire condivisione degli averi. E questo non è possibile Fratellanza per i può giochi. essere condivisione degli averi, però potrebbe anche essere fratellanza massonica, però va bene, non credo No, che sia, credo però. che più, però Ma sì, io io credo che credo sia che più più, quello. sì, Comunque, vabbè. comunque sì, hai ragione tu, perché poi non dimentichiamo che questi principi, queste ideologie giacobine erano ideologie che poi avevano le gambe corte, si contraddicevano immediatamente. Cioè, queste Sì, ma ideologie, per essere credibili, hanno dovuto inventarsi la propaganda, perché tant'è vero. infatti io credo che il primo che si è inventato la parola che ha usato il termine fratellanza usando ingannando il popolo fu Martin Lutero, no? Che prima sedusse i contadini e poi li scaricò, li abbandonò quando bisognava spartirsi le ricchezze che avevano espropriato la Chiesa e quindi Sì, è così, quindi furono bravissimo, bellissimo. massacrati in una guerra civile terribile e i contadini furono sedotti e abbandonati, cosa che fece e adesso arriviamo anche a questo al personaggio di oggi che replicò la grande Giuseppe Garib Don Peppino Garibaldi, che
che sedusse inizialmente i contadini, che da subito capirono che di essere stati ingannati, ma per poi consegnare tutto ai padroni, ai nuovi padroni, che prese il potere, prese, che dopo aver preso il potere assoluto grazie a lui e poi dopo ai Savoia, praticamente divennero di una ferocia e di un'avidità unica, che prima era contrappesata dalla presenza dei Borbone. Comunque, andiamo subito al personaggio di oggi. Non è un caso, Costabile Cartucci, patriota o congiurato. Questa, è qui... stato buono. Come sei no, va bene, ci siamo detti prima che non bisognava esagerare, non bisogna esagerare, che rischiamo di prendere carte bollate. Sì, sì, patriota o sovversivo? Però non dimentichiamo che questi personaggi che sono stati elevati al rango di padri della patria, tipo i fratelli Bandiera, oppure del 44, 1844, sì, sì. Costabile Carducci, 1848, Carlo Pisacane, tutti questi pseudo-anarchici, soprattutto Carlo Pisacane, ovviamente, come abbiamo sempre detto, poiché si sono legati al carrozzone dei vincitori, sono stati esaltati e sono in pratica entrati nei libri di storia, oppure comunque sono entrati catechismi risorgimentali che ti fanno la lagna facendoti credere che grazie a loro noi siamo liberi, oppure abbiamo raggiunto la nostra maturità democratica. Non è così, perché questi personaggi, innanzitutto, se li smascheriamo, non erano più idealisti. Andiamo a vedere che la maggior parte di essi lo faceva per soldi, perché se andiamo a vedere alle loro vite private, ci accorgiamo che le loro vite erano un emerito fallimento. Cioè, vedi Pisacane, cioè un uomo pieno di debiti, latitante, e quindi ovviamente le latitanze costano. E le massonerie anglosassoni si servivano di queste persone sfortunate, facendole in pratica dazioni di denaro incredibili, e quindi questi qua si vendevano a queste ideologie. Torniamo al discorso di prima della Ferrari al bambino, no? Purtroppo col giacobinismo, con l'illuminismo, nasce il concetto di corruzione, che è quello che ancora oggi sta distruggendo, quindi finisce l'onore, finisce i valori tradizionali, la corruzione diventa addirittura allora, un valore. Vabbè, però questo non è la rivoluzione francese, ma già con quella inglese, vabbè, no, diciamo, ma già con le costituzioni, con il 99, ovviamente la propaganda, questi ideali assolutamente falsi, che però a prima kit potevano fare comodo, si riveleranno delle merite truffe, però delle merite truffe oserei mettere vicino o legalizzate, oppure fatte in modo scientifico per prendere per i fondelli. Ma sai Ennio, in maniera scientifica l'hanno fatto i burattinai, poi i burattini di cui ne parleremo, noi stiamo parlando di stasera. Allora, sono loro, io voglio premettere una cosa ai nostri ascoltatori, che noi stiamo parlando di burattini, stiamo parlando non di burattinai, non burattinai. Il burattinaio è un altro, cioè è questi grossi personaggi che sono ormai definiti patrioti, sono, cari signori ascoltatori, sono dei burattini. Sì, dei burattini. Come? No, dei burattini, diciamo che è il pensiero gnostico, che con Lutero, ma soprattutto poi usando quel termine di Machiavelli, il fine giustifica i mezzi, c'è il pensiero gnostico, che l'agnosi, il pensiero gnostico, che è attraverso l'albo della libertà, quindi dicendo ad Eva, mangia il frutto dell'albero del portale, che sarai tu a decidere chi è il bene e chi è il male. Siamo praticamente tutto è giustificato, quindi sia il corruttore che il corrotto. Vabbè, ma comunque, diciamo che il corruttore si ciba delle anime, diciamo, della gente che non ha o non è riuscito, non ha avuto la possibilità di completare il proprio percorso spirituale. È personificato dal serpente, quindi diciamo dal demonio, che si vuole ti vuole bloccare,
nella sua dimensione materiale, dove lì lui è il principe, il re, e Sì, non sì. vuole permettere alla tua anima di ricongiungersi con l'infinito e, diciamo, con la morte, tagliare con questa esperienza materiale per ricongiungersi con l'infinito. E allora, diciamo, questo personaggio demoniaco ti vuole tenere bloccato nel tuo percorso spirituale. Spirituale. Sì, ma diciamo questo è che poi passiamo al personaggio. Fammi sparare la posa. Come diceva Sant'Agostino, siamo sempre alla lotta tra la città di Dio e la città dell'uomo, quindi è Ah, sì. inutile. E quindi adesso ancora lo scontro si sta facendo sempre più cruento. Comunque parliamo del personaggio di quest'oggi, che è Costabile Carducci. Costabile Carducci, onestamente, se non avessi frequentato il nostro, se non fossi diventato un insorgente, un identitario, non avessi frequentato il nostro mondo, nemmeno attraverso i libri di scuola sarebbe stato un personaggio importante. Però poi, alla fine, anche lui è molto tirato per la giacchetta, soprattutto dalle tue parti, però capire, analizzare la sua vita, si può tranquillamente partire da lì per poter capire anche quello che è stato il dopo e quello che c'è stato attorno. Mentre per Pisacane l'abbiamo visto su tutti i libri di storia, su Costabile Carducci un semplice accenno. Quindi cominciamo a parlare di Costabile Carducci, caro Ennio, come la loro famiglia, le loro sue origini. E adesso Allora, ti lascio lo schermo intero, però ogni non me lo tanto. lascia intero perché mi piace guardarti, se no capito, sembra che sto parlando. No, no, lascialo così. Come così? Vabbè, però Fino ogni così. tanto se mi viene la domanda ti voglio. Quando mi Però vuoi ogni interrompere è tanto, meglio. Allora, bravo, però se mi viene la domanda ti interrompo. così, infatti, sì. Allora, Costabile Vai. Carducci, e Prego. il cognome la dice tutto, era di sangue tosco padano e la sua famiglia attorno alla metà del 600 era emigrata dalla Toscana ed era venuta nel regno di Napoli proprio perché il regno di Napoli già dal 600 era un regno che ti offriva sicuramente era una terra, era una zona, c'era cioè un'amministrazione che sicuramente ti offriva sostegno e sostentamento già rispetto alle altre parti, diciamo, della penisola. Quindi questa famiglia si trasferisce attorno alla metà del 600 a Capaccio in provincia di Salerno. Quindi stiamo parlando della piana del Sele tra Salerno e Agropoli. Costabile Carducci è figlio di Antonio e Giuseppina Verduzio. E quindi lui nasce in questa zona diciamo, del Vallo di Diano e poiché lui si trovava in questo territorio che all'epoca, stiamo parlando della prima metà dell'Ottocento, lui nasce nel 1804, era gestita da una famiglia che si chiamavano i De Marco e lui già va in contrasto con questa famiglia, diciamo che gestiva questa famiglia nobiliare che gestiva la zona. Lui, un po' come Pisacane, è un carattere ribelle, tanto è vero che nella sua vita realizzerà ben poco, farà tanti mestieri, una vita, diciamo, sicuramente molto dispendiosa. Anche se dagli atti risulta che la sua famiglia non era povera, erano, diciamo, dei discreti proprietari terrieri, e lui, anche come Pisacane, aveva evidentemente una simpatia particolare per il gentilsesso. Tanto è vero che lui si sposerà 3 volte. Vabbè, questo non è un peccato, comunque, avere simpatia per il gentilsesso. No, però vabbè, però diciamo, sì, non è un peccato, assolutamente. Anzi, quindi lui si sposa abbastanza giovane, a 24 anni, se non erro, con tale Anna Tanza, da cui avrà due figlie. Una di esse diventerà monaca, cioè proprio mi meraviglio, proprio in contraddice che addirittura questa figlia,
Quando prenderà le vesti monacali, si racconta che come sentiva il nome del padre, sveniva. Proprio perché in pratica lei doveva essere una pia donna, mentre invece il padre, diciamo, per quello che ha combinato, diciamo, nella sua vita, evidentemente non possiamo chiamarlo assolutamente un santo uomo, perché poi dopo ti racconterò quello che combinerà, diciamo, durante la sua rivoluzione. Sui libri di storia, come tu giustamente hai notato, non si soffermano molto sulla sua persona, ma lui, ti dico, che conosce tutto, cioè lui diventa amico di tutto, tutto e di più del retroscena risorgimentale. Però come ci arriva? Giustamente lui, ragazzo, diciamo, di media famiglia borghese del Vallo di Diano, è proprio grazie al gentil sesso. Lui in prime nozze sposa questa Anna Tanza. Questa qua purtroppo muore nel 1833, muore Parliamo di giovane. borghesia agraria, però, borghesia Di latifondista, borghesia agraria, perché poi io mi non la risparmio. borghesia industriale, che è una cosa No, ben, no, è ovvio. No, vabbè, no, mercantile, aspetta, che è ben diversa. aspetta, ti blocco. Guarda che nel Salernitano, e mi sembra di averti mandato pure qualche articolo, oppure mi sembra che sta proprio sul tuo blog. Guarda che il Salernitano nella metà 800 faceva paura a livello industriale. Aveva più di 40-50 aziende, dove oggi non esistono aziende così floride e importanti, che avevano dai 1.000 ai 2.000 ai 3.000 operai, aziende tessili, aziende di qualsiasi natura commerciale. Tant'è vero, cioè, a Salerno, nella zona industriale, c'è via Werner, che era in pratica uno dei maggiori amici e imprenditori borbonici. Quindi assolutamente sì, c'era la borghesia agraria, ma c'era anche una grande, grandissima borghesia industriale che partiva da Angri, che aveva grosse industrie tessili, cotoniere, che sono esistite borboniche fino a 10-15 anni fa. Ancora si lavorava in queste grosse fabbriche che erano nate durante il periodo siciliano, per non parlare di Nocera, per non parlare dell'agro nocerino sarnese. Salerno era piena di aziende, dove oggi, come ti ho detto, non ci sono gli operai che c'erano all'epoca. Quindi c'era più lavoro all'epoca che oggi. Oggi, se vai nel Salernitano, ci sono aziende che non superano i 20-30 dipendenti. Se tu, cioè, non te lo dico io, basta andare su internet e ti rendi conto che quelle aziende nel Salernitano avevano un fatturato enorme, con migliaia di operai, non centinaia, migliaia. Ecco, quindi insomma cerchiamo di sfatare questo mito che il Salernitano era il fratello povero, oppure era la provincia povera di Napoli, che non è vero, perché molti in pratica personaggi filoliberali dicono va bene, si stava bene solo a Napoli, perché il Borbone oppure il Regno di Napoli si era organizzato il suo paese, si era organizzata il suo giocattolo che si chiamava Napoli. No, se tu vai a Salerno ti impressioni per le aziende non agricole che si trovavano in zona. Ecco, premesso Ma questo. guarda, Ennio, io credo che quello che mi sconvolge, il mondo accademico in questo periodo in Italia, un mondo accademico che ha toccato il fondo In questi giorni. in questi giorni, ha toccato in fondo il mondo accademico con la vicenda Suarez, che hanno truccato un esame, cioè un esame. Il mondo accademico che praticamente spende soldi per analizzare il divertimento, il gioco dell'altra terra di lavoro. Quindi lo sai, hanno cercato di diffamarci, cioè hanno speso pure i soldi per analizzarci. Cioè parliamo di un mondo accademico che sulla tessera giacobina, che io non voglio nominare per quello che è, l'ha accettata passivamente, supinamente. Quindi
E quindi non mi meraviglia che il mondo accademico ancora oggi non si renda conto, non si rende conto di dire delle cose che non ci crede più nessuno. Dire oggi che cioè, la chiamavano la piccola Manchester, come Isola di Sora, la provincia di Salerno, Lo so, e al Salerno c'è cioè l'industria che c'è. Non capisco, non lo so. Sinceramente, sono veramente sorpreso. E devo dire che gli accademici del terzo millennio sono veramente di bassissimo livello. Te lo posso garantire, pure tu. Perché diciamo. non si può negare quello che è evidente, quello che è scritto, quello che Allora, c'è. quelli là, allora, gli accademici in pratica purtroppo devono tenersi stretto il posto di lavoro. Cioè il loro datore di lavoro, purtroppo, se loro sgarrano, purtroppo li licenzia. E stiamo vedendo proprio in questi giorni qualcheduno che è voluto uscire fuori in pratica dalla voce comune, fuori diciamo, dal pensiero globale, e lo hanno bersagliato, l'hanno anche tolto da Wikipedia. E quindi è altro che libertà o libertà, altro che albero della libertà con la serpe attorcigliata, più della serpe. Io ci vedo proprio un mostro, insomma, al posto della serpe. Quindi questo la dice lunga su oggi come stiamo combinati, che tipo di libertà. Io sono convinto che piano piano erediteremo le biciclette cinesi. La dittatura cinese, insomma, stiamo andando proprio sulla buona strada, per Oddio, come non lo stanno. so, guarda Ennio, con gli ultimi stravolgimenti, non ne vogliamo parlare adesso, ma con gli ultimi stravolgimenti il mondo cambierà, non so Ah, come, sì, adesso sì, e infatti, quindi io sono credo che convinto fare che una previsione con quello che succederà da qui a breve non si può. sia un azzardo, Sì, è sinceramente. un azzardo, perché Se tu insomma, mi pare, cambiano le cose dalla sera alla quando, noi ci, mattina. quando ci siamo sentiti tempo fa, prima degli ultimi avvenimenti, mi dicevi il fatto delle biciclette cinesi, ero sicuro di questo. Adesso forse Neanche più. accadrà, ma non, le mie certezze non sono più come prima, onestamente. Sì, Forse potrà accadere, ma questo non lo so. Però ma infatti, speriamo di no, perché effettivamente continuiamo con il nostro. una cosa è sicura: la globalizzazione è morta. Speriamo, perché la globalizzazione ormai È è morta, è arrivata a morta, termine. ormai è La morta. globalizzazione purtroppo non porta nulla di buono. È Andiamo finita. La verso, ormai globalizzazione purtroppo il mondo è qua. diventerà multipolare, c'è poco da fare. Sì, la globalizzazione purtroppo ha distrutto le piccole entità, ha distrutto le piccole culture. La globalizzazione purtroppo ha distrutto anche i gusti culinari. Per No, esempio, te l'ho no, sempre detto. attenzione, ha tentato di distruggere, ma ma hanno No, avuto. vabbè, no, aspetta, però guarda, Claudio, si è tentato di distruggere, però su alcune cose ci è riuscita. Ma usciamo fuori tema. Io te l'ho sempre detto, no, te lo dissi pure nell'altro video. Fino al dopoguerra, fino agli anni 50, a Trieste si beveva la grappa, in altri posti si beveva il vino, la birra, e poi ovviamente in nome della globalizzazione si sono messi in ridicolo, insomma, tutti questi prodotti, perché bisognava enfatizzare con le propagande massonico-liberali la Coca-Cola, che in pratica doveva uniformare i gusti di tutti i popoli, di tutte le regioni, perché in pratica l'incipiente mondo liberal globalista con una fava doveva prendere più piccioni, Attenzione, quindi attenzione, e chiudiamo il discorso. mettevano in ridicolo, scusami, chi beveva vino, e Ma non se è tu più così, invece bevevi Ennio, non è più. Coca-Cola eri uno buono. Ennio è fallito, non è più così, si torna a bere vino. Poi tra l'altro chiudo il discorso, ormai sono tantissimi il mondo dei pediatri, perché abbiamo il problema dell'obesità infantile che in Italia ha raggiunto quasi il 70%. Ormai il mondo dei pediatri stanno cominciando da tempo a dire alle famiglie di non far usare la Coca-Cola. Comunque chiudiamo questo discorso e Intanto vedo torniamo. sempre i supermercati pieni di Coca-Cola, e meno è sempre. Vabbè, Vabbè, ci comunque. volete, però diciamo, ecco, l'asse cartesiana spero che stia crollando. Comunque, Ecco, questo, diciamo torniamo al immediatamente nostro. dopo il picco massimo, siamo nella fase discendente, speriamo. Vabbè, Non ci comunque, approviamo un vedremo. po' delle nostre tradizioni un'altra volta. Sì, Ma noi comunque torniamo al nostro. non abbiamo mai Allora, abbandonato. Torniamo al nostro al costabile. nostro costabile Carducci, ma patriota cilentano, lui è O soppressivo. importante, sovversivo, insomma, diciamo, lui è importante perché nel Cilento è stato colui
che diciamo un po' ha terrorizzato Ferdinando II, perché lui guarda, dal nulla, cioè, creò un esercito ovviamente di grossi di latifondisti, di personaggi equivoci, che in pratica marciava su Napoli. Lui marciò su Napoli. Comunque, vabbè, un po' con la sua biografia, lui sposa 3 volte, a Natanza, muore nel 33, 2 figlie. Poi, in secondo matrimonio, Francesca Tanza, che era in pratica forse una cugina della moglie, figlia di un fratello del suocero. Tant'è vero che poi questa qua pure era una famiglia borghese, però poi quando muore quest'altra moglie, lui va in diverbio con la famiglia, perché la famiglia rivoleva indietro tutti gli averi che in pratica la moglie aveva portato in dote. Evidentemente, il personaggio sicuramente era un personaggio che non aveva realizzato poco o nulla nella sua vita, si era iscritto alla facoltà di giurisprudenza a Napoli e non aveva combinato nulla. Poi diventerà cancelliere presso una pretura di Capaccio, poi andrà a diverbio con questa famiglia di Marco, De Marco di sempre diciamo della Piana del Sele. Infatti lui lascerà Capaccio, si trasferirà a Salerno, dove aprirà un locale, un'osteria e poi un piccolo albergo che si chiamava l'Albergo Europa. Poi che cosa succede? Ritorna diciamo nel vallo, nella Piana del Sele, e apre una scafa sul Sele. La scafa in pratica sarebbe un Il mezzo mezzo di di trasporto che trasporto che sarebbe stato. porterà animali e cristiani da una Sì, sponda era in all'altra. pratica una sorta di yacht che trasportava persone o cose da una sponda all'altra del Sele. Sarà modesto locandiere in pratica anche a Salerno. A Salerno, vabbè, comunque in pratica una vita dove lui si arrangiava, ecco. Sì, apparteneva a una discreta famiglia, però la sua vita dissipata la porta in pratica a mangiarsi tutto e a vivere un po' di espedienti, infatti cambierà lavoro decine e decine di volte. Però ecco perché poi lui da modesto locandiere o gestore di una scafa sul Sele diventa un patriota, diventa un eroe. Lui aveva, per il suo carattere ribelle, un po' pisacano, insomma, frequentava molto Napoli e frequentava in pratica questi vari ricettacoli, questi vari conventi di matrice massonico-liberale a Napoli. E allora come inizia, insomma, perché lui si crea il nome, perché diventa Constabile Carducci? Perché frequentando uno di questi circoli eversivi napoletani conosce Giuseppe del Re, e questo è un personaggio fondamentale, ma sia per il Risorgimento sia per in pratica la sua carriera eversiva. Giuseppe del Re era nato a Turi in Puglia ed era figlio di un ex magistrato che aveva partecipato ed era stato giustiziato nel 1799 perché aveva combattuto strenuamente contro il cardinale Ruffo ed era uno dei fanatici della Repubblica Napoletana, questo padre di Giuseppe del Re. Quindi in questa famiglia del Re esisteva proprio nel DNA l'eversione. Lui entra in contatto con questo Giuseppe del Re, ne rimane affascinato, ecco perché ti ho detto gli piacevano delle donne, e immediatamente si fidanza con la sorella di Giuseppe del Re, tale Vittoria del Re, e la sposa. Ah, ecco. E allora, diciamo, da questo matrimonio, ecco che inizia soprattutto la sua carriera politico-eversiva. Del Re lo mette in contatto con personaggi di altissimo spessore storico risorgimentale, persone che non la pensano come noi, persone che insomma erano tutti liberali, cioè tutti padri del globalismo e padri, diciamo, purtroppo della società in cui ci troviamo.
Io ti faccio i nomi e insomma sono nomi assolutamente importanti e lui ci diventa amico. Lui diventa amico di Poeti, di Carlo Poerio, di Dragonetti, Troia, Settembrini, Massari, Ricciardi, Mauro Troia, chi? Troia, chi è Carlo Troia? Troia. Sì, e in pratica era un altro Quello che ha personaggio. portato, quello che ha, è il più, forse il più grande dandista italiano, quello che ha portato, ha diffuso Dante in tutto il regno, in Sì, quanto. Badante è bravo, però questi qua in pratica erano i personaggi che sicuramente andavano contro la tradizione. C'erano personaggi che purtroppo portavano avanti le ideologie massonico-liberali, erano personaggi che piantavano gli alberi della libertà. Quindi erano personaggi che volevano tagliare con la religione cristiana, insomma, e dire la loro. Poi. E questi personaggi lui li conosce e li frequenta, ci diventa amico, grazie a questo Giuseppe Del Re. Questo Giuseppe Del Re, che era figlio di questo magistrato che nel 99 era stato un personaggio famoso, si era opposto strenuamente contro il cardinale Ruffo, tant'è vero che fu uno dei giustiziati di Napoli, fonda questo Giuseppe Del Re diversi giornali, riesce a laurearsi in giurisprudenza a Napoli e fonda diversi giornali che hanno poca fortuna, tutti giornali clandestini però tollerati, però ne fonda uno a cui in pratica aderirà e sarà socio con Stabile Carducci, un giornale che Claudio Amiglio la dice lunga, si chiamava L'Iride. Che Che significa? Ecco. significa? Che significa? Non lo so, che significa? E allora, ecco, allora la dice lunga, ecco, vedi, di questi personaggi, padri della patria. Ah, allora, questo giornale in pratica metteva in ridicolo Ferdinando II, tutta la famiglia, diciamo, borbonica, il regno di Napoli. Insomma, era un giornale che veniva tollerato, però, insomma, vedi, poi dicono che insomma, i borboni, non tondolai, però questo giornale esisteva, andava avanti, era anche un giornale un po' stupidino, perché in pratica aveva questo progetto eversivo, però a detta di molti all'epoca non era un giornale poi dalla intelligenza profondissima, però divulgava, ecco, notizie, sicuramente era un po' come un giornaletto di oggi che alla fine dei conti esprime concetti che vanno contro la tradizione, contro il costume, eccetera, eccetera. Vabbè, dai, andiamo avanti. Andiamo avanti. Poi che cosa succede? Succede che lui entra in pratica in questo giornale, però poi ecco che cosa succede? Andiamo al dunque, che lui poi diventa famoso nel 1848. Sempre grazie a questo comitato segreto di Napoli che lui frequentava, va in contatto con molti personaggi, soprattutto salernitani, che frequentavano la Napoli eversiva. Nomi e cognomi. Allora, Filippo Patella di Acropoli, i fratelli Magnoni di Rudino, proprietari terrieri, i fratelli De Angelis di Castellabate, proprietari terrieri, famosi per essere molto severi con i loro contadini. Poi Leonino Vinciprova, un altro eversivo incredibile, di Celso, paese di Celso, in pratica siamo nel Cilento. Ulisse De Dominicis di Ascea, che già si era reso noto nel 1828 perché era stato arruolato dal canonico De Luca per la sua sfortunata campagna o rivoluzione del 1828. Cioè tutti i personaggi, questo personaggio addirittura era stato pagato dal De Luca per arruolarsi nella famosa setta dei Filadelfi. Poi i fratelli Pavone di Torchiara, eroi anche nella Seconda Guerra Mondiale. Ernesto e Gli Valerio del Mercato. erei, attenzione, Seconda Guerra Mondiale, no, cioè gli eredi.
Gli erei, è ovvio, certo, insomma, gente che si è distinta, insomma, sempre, sembra che un altro grande personaggio, sempre di matrice di sinistra, è deceduto poco tempo fa, insomma, persona, insomma, di grande spessore intellettuale, però vabbè, la pensavano a modo Vabbè, loro. Poi, ognuno la pensa a modo suo, il problema è quando tu vuoi sovvertire un ordine precostituito. Allora, il discorso è questo. Noi purtroppo siamo persone che tollerano. Io ovviamente, cioè, non sono d'accordo con il pensiero di queste persone, che sono quelli che hanno portato avanti il pensiero globalista. Il pensiero globalista purtroppo ha distrutto le antiche culture, ha portato a un livello bassissimo la nostra società a livello culturale e a livello soprattutto di valori. Ecco, questi io condanno a queste agende e a questi ideali che purtroppo ci hanno ridotto al nihilismo più completo. Insomma, sicuramente, tu parlavi dei professori universitari che oggigiorno, insomma, assolutamente non li puoi paragonare ai professori di... Guarda, Ennio, non voglio aprire il discorso, basta vedere l'ultimo concorso che hanno fatto per l'assunzione per gli insegnanti che dovevano diventare di ruolo, qualcosa di patetico. 90, più del 90% degli insegnanti sono stati bocciati. Ho letto i test a cui si sono sottoposti, è qualcosa di incredibile. Però continuiamo con questo, con Sì, Costabile, dai. andiamo con questa. Allora, poi lui va in contatto con Ernesto e Valerio del Mercato, di Laureana Cilento, Pietro del Mercato di Salerno. E poi, in pratica, questo Pietro del Mercato è il fondatore della Giovane Italia di Salerno. Allora, che cosa succede? Questi personaggi, questi erano i salernitani. Poi lui va in contatto e poi in pratica diventa in pratica un militare, diventa un comandante di altri personaggi, adesso proprio del Cilento. E addirittura in una lettera che sta agli atti della Gran Corte Criminale di Salerno, in questa lettera lui incita, quando in pratica diventerà capitano della Guardia Nazionale nei fatti del 15 maggio del 1848. Ecco in pratica come questo personaggio si toglie la maschera e vediamo veramente questa persona chi era, quali valori aveva nei confronti dell'essere umano. E in pratica, in una lettera a un suo sottoposto, lui scrive: l'esorto a non risparmiare il sangue e a far denaro se vuole vedere progredire la nostra causa. Cioè, queste parole che fanno rabbrividire stanno agli atti della Gran Sono Corte Criminale. Questo è... parole rivoluzionarie, Sono concetti parole rivoluzionari. rivoluzionarie. Siamo d'accordo. Però, allora, il discorso è questo. Vedi che le ideologie di queste persone non mettevano al primo posto l'essere umano, bensì mettevano al primo posto un L'ideologia. ideale, come? No, Che non l'ideologia, era. infatti, qui nasce il concetto con la Rivoluzione francese, e tu sai che praticamente tutte le i crimini, le violenze, se messe a servizio dell'ideologia, diventano virtù. Ma allora, però, sono problemi. Le ideologie che esistono, Capito? cioè, No, lei è il questo è il padre. loro concetto, questo è il loro Sì, concetto. allora, ma il padre delle ideologie è sempre l'essere umano. Se tu annulli l'essere umano, le ideologie da sole non camminano. Ci vuole sempre in pratica l'essere umano che le fa camminare. Allora, in pratica, non facciamo che ti voglio dire, per non buttare la macchina contro l'automobile nuova contro al muro, buttiamo un cristiano sotto, insomma, ecco. Allora il problemino, cominciamo in pratica a guardare in faccia la realtà. E a non in pratica preservare le cose, gli oggetti o gli ideali, insomma, a scapito, diciamo, di noi, dell'essere umano. Ecco, perché sennò, insomma, veramente, cioè, cominciamo a uscire fuori con la testa. Ecco, insomma, cominciamoci a parlare chiaro. E questa gente, in pratica, era talmente ormai fanatica
talmente in pratica fiera di sé nel loro delirio dell'onnipotenza, che in pratica mettevano l'uomo al secondo posto, mettendo in pratica delle idee astratte, cioè che poi alla fine dei conti sono rimaste lì e hanno finito in pratica per mettere in ginocchio l'umanità, facendo credere che queste idee in pratica ti facevano vivere meglio. Non è vero, perché abbiamo visto che grazie a queste ideologie che ha portato avanti Costabile Carducci, Pisacane, Garibaldi, Mazzini in primis, hanno in pratica messo in ginocchio una società, rendendola sempre più suddita ideologicamente e creando sempre più distanze con la cultura, con i buoni sentimenti. Lo sai che cosa invece posso pensare invece? Sì. Che forse questo era un pensiero dei burattinai. Non so se tutti questi burattini arrivavano a pensare questo, lo facevano molte volte, come dici tu. Bravo, io una volta l'ho detto. Forse perché andavano a abbracciare, mi piaceva abbracciare una vita avventuriera, dissoluta. Sì, perché poi inseguendo le proprie fragilità. Inseguivano chi li dava, chi li assecondava, quindi il concetto del burattinaio, non del burattino. No? Io i burattini come Carducci, secondo me, non arrivavano a pensare questo. L'ho detto questo. Cioè, a volte questi personaggi mi fanno anche un po' tenerezza, un po' pena. Perché tu guarda, facciamo una considerazione. Tutti questi personaggi tipo Carducci, Pisacane, che riguardano il Cilento, alla fin dei conti, nella loro vita quotidiana, prima in pratica di entrare nella storia, chi erano? Degli emeriti falliti. E in pratica questi qua non erano altro che pedine molto fertili, molto sensibili, presi e usati dalle massonerie per portare avanti materialmente il pensiero liberal-liberista. Ecco, quindi alla fine dei conti, togliamo questi personaggi dal piedistallo. Questi qua erano personaggi che, se gli mettevi qualche soldo in mano, qualche bella donna vicino e una vita avventurosa, questi qua erano capaci di tutto, proprio perché in pratica c'è in pratica questa gente che forse con me aveva bisogno di emozionarsi. Secondo però, però bisogna portare rispetto per un semplice motivo, che hanno dato la vita per la loro causa, giusto o sbagliato. Aspetta, un momentino, hanno dato la vita. Io poi ci hanno rimesso la vita. Io se dico come muore Costabile Carducci, e poi insomma vorrei esaminare con te se questo qua poi sapeva di morire oppure è stato un caso. Però diciamo, andiamo di nuovo al momento storico. Lui, che cosa succede? Quando arruola tutti questi personaggi del Salernitano, lui non andiamo troppo avanti, questo lo parliamo dopo come muore, se no altrimenti rischiamo di fare avanti e indietro. Proseguiamo. Voglio arrivare al 1848, perché in pratica lui, che poi ci vuole tempo a raccontare. Quando lui in pratica entra in questo consorzio in pratica napoletano, in pratica in questa associazione eversiva napoletana, conosce tutti, viene in contatto con tutti questi personaggi, dal Poerio al Settembrì, però il personaggio chiave, attenzione Claudio, che lo mette in contatto con le massonerie che gli daranno soldi, è un tale Antonio Leipnecker. Questo qua in pratica chi era? Antonio Leipnecker. Questo personaggio chi era? Era un ex militare borbonico di origine siciliana, era siciliano, ma di origine svizzera. E questo personaggio era stato un militare cacciato via, e in pratica più che cacciato via era un disertore dell'esercito borbonico. Aveva sposato una fioraia, se non mi sbaglio, siciliana, e questo qua era il contatto con le massonerie anglo-francesi. Questo qua in pratica lo mette in contatto con questi personaggi da cui il Carducci sarà finanziato. Questo Antonio Leipnecker
quando in pratica si organizzerà l'attentato a Capodichino di Ferdinando II, ordito da Adriano Lemmi quando vanno a fare le prove a Pianura con gli esplosivi, in pratica uno dei maggiori organizzatori era anche questo Antonio Leipnecker o Leipnecker. In pratica questo qua stava nel giro di Mazzini, Adriano Lemmi, perché in pratica poi andiamo fuori tema, l'attentato organizzato da Lemmi, braccio destro di Mazzini, Ferdinando II. Quindi noi stiamo parlando di personaggi internazionali collegati con le massonerie anglo-francesi. Allora ecco, questo lo stabile Carducci da un nulla inizia a entrare in un giro forse anche più grande di lui. Quando nel gennaio del 48 ci sono i moti in Sicilia, siamo per rovesciare oppure avere la Costituzione a Napoli, lui si trovava a Napoli e viene a sapere che erano iniziati i moti in Sicilia, questi famosi moti che nascono con un giovane universitario, con un prete, che insomma fanno un po' di casino, innalzano un paio di bandiere a Salerno, a Palermo. Lui lo viene a sapere e viene immediatamente finanziato e parte dal Salernitano verso Napoli a organizzare, a fomentare la rivoluzione. La rivoluzione ovviamente piano piano fa sì che Ferdinando II dia la famosa Costituzione, ci sono delle elezioni e lui in ballottaggio, costabile Carducci, viene eletto a ballottaggio nel circondariato di Salerno e diventa deputato del Parlamento napoletano. Però attenzione, arrivano e questi in pratica siamo, è il 2 maggio 1848, lui viene eletto a Salerno in ballottaggio deputato. Il 15 maggio però poi scoppiano i moti, in pratica le soldatesche svizzere in pratica cominciano a bloccare i rivoltosi, che tu sai meglio di me, succedono le sparatorie a Via Toledo, eccetera eccetera. Comunque Ferdinando ovviamente era stato costretto da alcuni pseudo giuristi a rilasciare questa Costituzione, e questa Costituzione però ovviamente, cioè tutti quanti dicono che lui si era rimangiato la Costituzione, però Claudio mio, la Costituzione che gli avevano proposto era una Costituzione tranello, e poiché Ferdinando non era subito, se ne accorge, era una Costituzione che in pratica era un assegno in bianco in cui si diceva che lui la doveva firmare, però questa Costituzione per il volere dei parlamentari poteva essere modificata a loro piacimento senza che Ferdinando ne sapesse niente, e quindi in pratica piano piano si sarebbe parato. Ma quella fu fatta in quel modo, Ennio, perché volevano arrivare allo scontro. Si parlava di Repubblica addirittura, quindi figura. No, volevano arrivare allo scontro, volevano arrivare. Sì, vabbè, ma addirittura a Piazza a Largo Palazzo si parlava addirittura di Repubblica. Quindi piano piano i furbacchioni volevano fare firmare questo assegno in bianco a Ferdinando, ma lui ovviamente disse io non addirittura Ferdinando doveva giurare al Parlamento. Quello giustamente, dice, io dico che cioè fesso a questo punto io non ce lo facevo, non l'avrei fatto. Quindi in pratica tutti i grandi professoroni dicono che lui era lo spergiuro. Va bene, tu avresti mai firmato un assegno in bianco? Io no. No, vabbè, ma i professoroni, questo, guarda, lo sappiamo come andarono le cose, anzi... No, no, lo sappiamo noi, molti non lo sanno. I Borbone avevano il pallino di una monarchia costituzionale e non si era fatta, non si è fatta perché sapevano che ancora la classe borghese, la classe dirigente, soprattutto quella delle province, la latifondista, non aveva nessuna intenzione di assumersi le responsabilità di governo, ma cercava soltanto gli onori e non gli oneri. E quindi risaliamo alla congiura dei baroni di qualche siamo andati nel vallo di Diavolo. Sì. Che la mentalità è quella, e ce l'abbiamo ancora oggi. La classe dirigente, che una volta napolitana, adesso è diventata meridionale,
vive di assistenzialismo. Certo. Vogliono solo soldi dallo Stato e non rischiare nulla. Però questa poi è diventata il modus operandi della classe dirigente italiana. È inutile che ci stiamo a discutere sopra. Solo onori e nessun onere. E questo è il grande problema, perché sapeva Ferdinando il Borbone che prima o poi si doveva arrivare alla monarchia costituzionale. Perché dopo i moti del 48, per un anno rimase la costruzione del Parlamento, ma vide che erano completamente inconcludenti, pensavano solo a decidere come oggi, come nella Repubblica Napoletana, come dovevano e ti dirò di più, nel gergo popolare, fino a qualche anno fa, mi diceva mio nonno, che praticamente quando si voleva offendere qualcuno che faceva solo chiacchiere, sai, diceva mio nonno, ma parlo Parlamento, perché sapeva Parlamento si facevano solo chiacchiere. Questa trasmissione, sì. Quindi bisogna andare a studiare l'antropologia e la sociologia, e là sappiamo bene che c'è stata una provocazione forte. Sì. Prego. Comunque, torniamo al nostro. Allora, lui diventa parlamentare il 2 maggio. Però, che cosa succede? Come abbiamo detto, il 15 maggio, insomma, succede la sommossa, quindi Ferdinando, in pratica, abroga ritira tutto. E quindi attenzione, lui era un parlamentare, però non era riuscito a fare il giuramento. Quindi, in pratica, quando si dice che lui era come dice il Gladstone, che poi quando lui fu ammazzato, il Gladstone pubblicizzò in tutto il mondo questo avvenimento della morte di Carducci, facendo la solita propaganda, dicendo un deputato. Lui era un deputato eletto, ma non. Facendo parte dei giuramenti, quindi ecco, attenzione a questo cavillo legale. Che succede? Lui, come in pratica come combattente, che cosa fa? Quando parte per Napoli, è in pratica da maggio da gennaio a maggio, lui arruola tutte queste famiglie di latifondisti scontente del trattamento che i Borboni usavano nei confronti dei latifondisti a favore della povera gente, cioè tutti questi qua armati, finanziati dalle massonerie, questi nobili in pratica si arruolano, vanno a fare la rivoluzione. E c'è un fatto in particolare: nella zona di Ascea c'erano alcune famiglie filoborboniche, perché in pratica questo la chiamo la rivoluzione senza popolo. Cioè, tutti questi personaggi che io ti ho nominato erano tutti in pratica proprietari terrieri, e ovviamente la rivoluzione si faceva perché questi qua imponevano ai loro contadini di armarsi e andare, si aprivano le patrie galere, si faceva numero, e soprattutto la massoneria manda a Napoli persone addestratissime, che potremmo definirle i black bloc di oggi, che in pratica venivano dal Nord Africa, venivano in pratica da un po' tutta Europa, e questi qua, personaggi addestratissimi, te li trovi a combattere a Largo Palazzo. Va bene. Lui che cosa fa? Mentre passa per Ascea, che cosa succede? Molte persone che erano filoborboniche, nascondevano personaggi che evidentemente non volevano partecipare alla sommossa. Lui che cosa fa? Perquisisce casa per casa, insomma, tutti questi edifici in cui si sospetta che c'erano persone che non volevano partecipare, e lui, come si accorge che qualche famiglia nascondeva qualche personaggio del genere, fa decimare vecchi, donne, bambini, li fa ammazzare, li fa fucilare a sangue freddo. Fa ammazzare pure il sindaco di un paesino lì vicino. Va bene. Poi che cosa succede? Lui arriva a Napoli, poi cosa succede? 15 maggio, insegni tu che cosa succede a Napoli. Il comandante Statella, che si trovava ad Aversa, arriva a Napoli, e quindi c'è il fuggi-fuggi da parte di tutti gli eversivi, sparatori in pratica nei vari appartamenti, sulle finestre, insomma, della zona. Addirittura quando andavano i soldati svizzeri o borbonici,
odoravano le mani per vedere se in quella casa si era sparato meno, se le mani odoravano, diciamo, di zolfo, di polvere da sparo. Comunque, che cosa succede? Poi, quando arriva il comandante Statella, che sa il fuggi-fuggi generale da parte di tutti questi settari, in rada a Napoli c'erano delle navi inglesi e francesi, su cui se la danno a gambe levate tutti gli amici di Carducci, Carducci stesso, se la danno a gambe levate, e quindi in pratica all'improvviso ognuno cerca di salvare la propria pelle. Lui scappa su una nave francese che si trovava in rada a Napoli e scappa a Civitavecchia. Allora, fermiamoci un attimo a Civitavecchia, stranamente, perché scappi a Civitavecchia? Lui scappa a Civitavecchia, poi a Roma. Claudio mio, siamo in pratica nel maggio del 1848. Da lì a pochi mesi, attenzione, tutta la Repubblica Romana. E stranamente, Claudio, qui cominciamo a ragionare. Perché con 8.000 comuni, paesi, scappi a Civitavecchia? Che Civitavecchia, Livorno e Genova, erano in pratica le basi di atterraggio per gli elicotteri massonici. Ecco, erano i referenti, diciamo, sul suolo peninsulare di queste ideologie che venivano dall'Oltralpe. Qui scappa Civitavecchia. Guarda caso, Civitavecchia, nel 1848, perché pochi mesi dopo diventerà quello che diventerà la Repubblica Romana, si stava preparando il terreno. Ed è vero che Civitavecchia, lo Stato Pontificio, era in quel periodo il ricettacolo di tutti gli eversivi traditori. Addirittura ho scoperto che mettere in ridicolo la Chiesa, corrompere proprio la Chiesa, le massonerie avevano fatto travestire degli agenti da preti, e questi agenti vestiti da prete nello Stato Pontificio e soprattutto a Civitavecchia dovevano fare un lavoro sporco, in pratica dovevano dimostrare che i preti erano delle persone sporche. Attenzione, quindi Civitavecchia in pratica è un paese dove lui si rifugia, viene rifocillato, trova sostentamento, viene finanziato, pagato e ringraziato dalle massonerie che di lì a qualche mese avrebbero in pratica fatto lo scempio, insomma, dello Stato Pontificio, dove Pisacane, Garibaldi, Mazzini, Sappi avrebbero rubato e spogliato il Quirinale anche dalle mattonelle che stavano a terra, venduto sui mercatini il nome, diciamo, della bella vita. Lui scappa a Roma, poi a Roma che cosa succede? Si incontra con alcuni personaggi eversivi e comportano di riallacciare e di riorganizzare la rivoluzione a Napoli. Partono da Roma, si imbarcano, ecco arriva il bello. Vanno in Sicilia, si fermano a Messina, da Messina arrivano a Milazzo. Attenzione, da Milazzo che cosa succede, Claudio Miglia? Una cosa raccapricciante: lui sbarca in Calabria e dalla Calabria lui vuole arrivare a Napoli per rilentare, siamo nel luglio del 1848, il colpo di Stato. Quando lui attraversa tutta la Calabria, e io non voglio annoiare i nostri ascoltatori, ti posso fare nome e cognome di tutte le sette, le logge che lui in pratica in quei giorni frequenta e lo finanzieranno, lo pagheranno, lo armeranno. Sono decine e decine di logge per tutta la Calabria, esistenti già dal 99, che in pratica finanziano nuovamente la rivoluzione per arrivare a Napoli. Poi, Claudio, non so se è il caso di dire,
una delle più famose logge a cui lui si ferma è un tempio di cui diciamo gestore era Benedetto Musolino, che era lo zio, il fratello della mamma di Giovanni Nicovera, che sarà uno del terzetto di Sagame, Nicovera Falcone, e poi Nicovera diventerà pure presidente, pure ministro degli interni, quindi figuriamoci insomma da quale ideologia e da quale madre era stato partorito. Lui in pratica va in tutte queste logge calabresi, che ne erano decine e decine, potrei fare i nomi e cognomi, ma non serve. Non serve. E queste logge, di cui io non possiamo fare nome e cognome, ancora oggi i loro eredi gestiscono il territorio. E non ti dico. Ma non ci serve, non serve a nulla, basta tanto. Non serve a nulla. Allora, che cosa succede? Lui viene quindi armato, finanziato da tutta la Calabria eversiva, e non erano pochi, che lì erano le ex carbonerie, che erano diventate liberali, eccetera, eccetera. Quindi questi qua in pratica lo aiutano. Lui intanto si ferma a Cosenza, arriva intanto a Praia Mare. A Praia Mare che cosa succede? Ecco, allora la storia, diciamo che noi troviamo sui libri di storia, la storia ufficiale, la storia che in pratica è stata voluta da Francesco Crispi, che come prese il potere modificò tutto il Risorgimento a sua immagine e somiglianza, ovviamente facendo scomparire negli archivi quello che poteva non fare comodo, eccetera, eccetera, abbiamo una versione. Allora, lui parte da Praia Mare, una piccola frazione di Praia Mare, su una imbarcazione con 11 eversivi. E che cosa succede? Che cosa doveva succedere? Lui doveva andare a Napoli perché doveva riallacciare i veleni eversivi. Però lui aveva un problema, che doveva passare per Sapri e doveva incontrarsi a Vallo con il comandante Passero per poi proseguire per Napoli. Però c'era un problema a Sapri: ci stava un prete, e tu sai meglio di me chi era, che si chiamava Don Vincenzo Perugino. Era il più un delinquente, era il più in pratica un prete feroce, un prete che effettivamente si era macchiato pure di qualche delitto, che però era il referente dei servizi segreti borbonici, fedele ai Borbone fin dal 1799, dove si era incontrato da giovane in Puglia con il cardinale Ruffo. Questo prete sarà presente nel 1828, cioè. Allora, che succede? Lui aveva questo problema perché il suo prete, insomma, era ben organizzato, e proprio per i fatti del 48 questo prete era dovuto scappare dalla sua fede, quindi in pratica conosceva bene chi era Costabile Carducci. Allora, la storia ufficiale, la storia diciamo liberale, racconta che il povero Costabile Carducci parte da Praia Mare, una imbarcazione di fortuna, arriva ad Acqua Fredda di Maratea, c'è un paesino a pochi chilometri da Sapri, a Sapri che è a Maratea, però ancora siamo nella Basilicata, c'è il primo paese dopo Sapri che è provincia, che è Basilicata. Allora, in pratica la storia racconta che lui, vittima di questa barchetta, vittima di una tempesta, deraglia su questa spiaggia di Acqua Fredda, e mentre questa spiaggia, questa barca insomma fa naufragio, c'erano due lavandaie che stavano levando i panni, si accorgono che arriva insomma questo gruppo di soldatesca, di eversivi, immediatamente scappano e danno l'allarme del paesino, e in pratica giunge alle orecchie di Vincenzo Peluso, che stava lì,
si organizzano e succede una sparatoria e in pratica viene catturato Carducci e ammazzato. Questa è la storia ufficiale. Poi ci stanno in pratica due, però già i conti non tornano, perché in pratica com'è possibile che se c'era una tempesta c'erano queste due lavandaie a lavare i panni e poi nel mese di luglio una tempesta nel golfo di Policastro, a me sono 40 anni che vado là, non l'ho mai vista. Come il polo di ogni Capri, no? Che non stata tempesta, non si è mai capito, cioè, di Polito Nievo sulle spiagge sorrentine, se c'è stato o no. Allora, questa è la versione ufficiale dei fatti. Però poi ci sta la versione, diciamo, non ufficiale dei fatti, del Butta, che in pratica questo era un prete filo borbonico, e racconta invece che non c'era stata nessuna tempesta. Racconta che lui parte sempre con questa imbarcazione da Praia Mare, però che cosa succede? Perché lui sapeva che a Sapri Acqua Fredda c'era questo prete ben organizzato. Che cosa fa? Arruola, paga una sorta di killer, che prima che loro, perché in pratica questo prete Peruso faceva da sbarramento a Carducci per andare a incontrarsi a ballo con questo colonnello Passero. Allora c'era questo impedimento, che c'era questo piccolo esercito a Sapri che in pratica non ti faceva passare. Allora questo che fa? Solda un killer che doveva ammazzare Don Vincenzo Peruso. Però che cosa succede? Questo killer, quando in pratica va ad ammazzare il Peruso, riconosce nel Vincenzo Peruso un suo benefattore, perché non ci scordiamo che il Peruso era sempre un prete. E quindi in pratica gli bacia la mano, non lo ammazza, e però lo mette in guardia che in pratica c'era un gruppetto di rivoltosi, di settari, che in pratica aspettavano in spiaggia l'esito positivo della missione. Allora il Peruso si organizza, chiama i nipoti, tutta insomma la sua squadra, si apposta notte tempo sulla spiaggia e in pratica si racconta che la parola d'ordine del Carducci era viva la Costituzione, e invece dall'altra parte si sente viva il re. Il Carducci raggela, perché in pratica la parola d'ordine era viva la Costituzione, viva insomma, e allora così non va. C'è una sparatoria. Il Carducci viene ferito in questa sparatoria a una spalla, viene catturato e soccorso dallo stesso Peruso che lo porta a casa. Però il Peruso che cosa fa? Lo medica. Però attenzione, quando il Peruso lo cattura sulla spiaggia con il suo gruppetto insomma di aiutanti, che cosa fa? Claudio, ascoltami, questo è importante per gli ascoltatori, per capire insomma la rivoluzione da come era finanziata. Gli sequestra il Peruso, gli trova alcune borse dove erano contenuti 12.000 ducati in contanti, oro, argento e munizioni. Allora Claudio, io ti dico che un ducato nel 1848 valeva oltre 50 euro di oggi, aveva un potenziale di acquisto di 50 euro di oggi. Un ducato, 12.000 ducati nel 1848 erano 600-700.000 euro di oggi, e questo la dice lunga su chi l'aveva finanziato in Calabria, a Civitavecchia e nello Stato Pontificio. E in pratica il Peruso gli sequestra questi soldi che servivano per la rivoluzione. Quindi la dice lunga su che persone facoltose finanziavano la rivoluzione. Poi che succede? Il Peruso lo cattura e lo affida a due guardie sue per mandarlo al tribunale di Lagonegro, presso il carcere circondariale, il tribunale di Lagonegro, per processarlo. Però
Che cosa succede? Tu sai che Ferdinando II, come lo reputano il tiranno sanguinario, alla fine dei conti, se noi andiamo a vedere i documenti, perdonava tutti quanti. Oddio, aspetta, c'è anche un altro motivo. C'è anche un altro motivo. Con il regno delle Due Sicilie, non soltanto il regno delle Due Sicilie era l'esempio, era l'erede più, l'erede migliore del diritto romano, ma c'era anche una civiltà giuridica che era altamente innovativa, non soltanto nelle carceri, perché si confrontava Glanz. Sì, aspetta, l'ambasciatore francese invece che diceva che mai visto in Europa un trattamento così benevolo verso i carcerati. Ma c'era un principio di civiltà giuridica che praticamente, per esempio, attraverso Benedetto Cantalupo, che io ho scoperto grazie a Giannone, tutta l'Europa, partendo da Bruxelles, ammirava e doveva prendere ad esempio il principio in cui, e in questo nasce il Regno di Due Sicilie, c'era la distinzione tra reati comuni e reati politici. Certo. E questo nasce nel Regno delle Due Sicilie. Sì. Libro, una relazione di Benedetto Cantalupo che ripiglia quello che a Bruxelles dicevano. Praticamente era un esempio europeo questo modo di fare napoletano. Ma tu, Claudio, adesso stai sfondando proprio una porta aperta, diciamo, perché c'è in pratica il Regno delle Due Sicilie, ma parliamo dei primati. Nel Regno delle Due Sicilie non mi va di parlare di prima, parlo di civiltà giuridica. La motivazione delle sentenze l'abbiamo inventata noi. Sì, poi abbiamo. Infatti, a me mi meraviglia che molte persone che stanno, diciamo, nel tuo ambiente cilentano, stabiese, che sono anche illustri importanti avvocati, non conoscono o non riconoscono l'avanguardia giuridica e civile del Regno di Napoli e di Ferdinando, e ancora continuano a dire tiranno. Io ti faccio un esempio. Ci fu l'attentato a Napoleone III nel 58, no? Ma che fine fecero? Gli giustiziarono. Perché a furor di popolo. Di che cosa? Vogliamo vedere se lo stesso Settembrini affermò se l'avessero ammazzato era meglio perché non si fosse in queste condizioni. Forse ha detto un falso, però non ha detto, forse è stata una frase propagandata, non lo sappiamo, però ha detto la verità, perché per tutto quello che è successo nel 48 ci stanno pure i due articoli in pratica sul blog di lavoro, che in pratica nel regno di Napoli delle Due Sicilie avevamo in pratica le ideologie inglesi del Bentham. In pratica si parlava del carcere del Panopticon, e in pratica erano i carceri fatti a forma di ferro di cavallo, dove in pratica non c'erano guardie, oppure la guardia doveva nascondersi proprio per la rieducazione, per lasciare libero il carcerato. Ma noi stiamo usando un altro discorso, per interromperti sulla questione che Ferdinando non è che perdonava sempre, lui rispettava lo Stato di diritto. Sì, però diciamo rispetto ai francesi, perché i francesi o gli inglesi sicuramente... Inglesi e francesi, i traditori, cioè, ma ti rendi conto? Lì ci fu un attentato di criminalità a Napoleone. Io vorrei capire con queste persone che cercano di poter impancare, ecco perché mi parlo degli accademici, ma scusatemi tanto... dicono sanguinari e tiranni. Ma ditemi una cosa, e quindi Napoleone III ha fatto bene o fatto male a condannare a morte Orsini e l'altro? Cioè, fatemi capire. Ma, diciamo che secondo le ideologie globaliste ha fatto buono, perché in pratica la Francia, le ideologie napoleoniche oggi comandano, e quindi in pratica chi comanda ha sempre ragione. E poi questo vorrei dire a queste persone che ci seguono spesso, cioè lo Stato il 98, il 99,5% della popolazione del Regno delle Due Sicilie voleva che la tranquillità, non era certamente rivoluzionaria, quindi se non venivano puniti, se non venivano perseguitati questi eversivi, ma che oggi molti chiameremo terroristi, cosa sarebbe successo? Che tu sei il più grosso esperto della Repubblica Napoletana,
Ma secondo no, troppo buono, ma non è così. No, quello che ti voglio dire è che ti voglio dire c'era uno stato di diritto, e quindi un re, uno stato di diritto dove deve tutelare la sua popolazione contro chi vuole sovvertire l'ordine precostituito, contro chi vuole fa atti terroristici. Non vedo nulla di strano. Io però ti voglio dire una cosa. Cioè, come detto tu, una rivoluzione senza popolo. Cioè, oggi noi vediamo a Sapri innalzare, cioè mi sembra tutto un Truman Show sulla questione. Sì, sì, un Truman Show, l'ultima della spigolatrice di casa, di Sapri, bellissima quella statua che trovo artisticamente. Ma che senso ha di una? Tutti sanno che quello è un fallo. Il popolo, ma di che parliamo? Il popolo non aveva nessuno, cioè non aveva nessuna voglia di. Non capiva proprio le versioni e le evoluzioni di questi soggetti. Non ti credo, perché in pratica c'è stata una propaganda a tappeto, diciamo, di matrice liberale. Sì, però il popolo non li seguiva. Perché sapeva... non capisce la differenza tra la libertà che hanno portato le ideologie masco liberali e quelle che le libertà di cui che predichiamo noi. Non capisce la differenza. Attenzione, infatti tu che hai detto prima, le ideologie camminano sulle gambe delle persone, il popolo sapeva chi propagandava queste nuove ideologie, quindi sapeva perfettamente che questi non lo facevano per spirito altruistico, lo faceva soltanto per fanatismo o per rafforzare le posizioni familiari, quindi di rendita, o perché volevano proprio cambiare l'ordine delle cose. Quindi quando si ragiona di storia, tu lo sai, credi no, vedi quella frase che ormai mettiamo sempre, non possiamo, l'unica carità concessa alla storia, la verità, ma non si può fare il tifo su questo. Che cosa doveva fare un re quando c'aveva chi nella sua pancia voleva distruggerlo? No, scusi, voglio dire una cosa. Allora, cioè, non perché figura di noi siamo filo a bordo. Era responsabile del suo stato, della sua nazione. Allora, ci voglio dire questo però. Cioè, a me piace la verità, insomma, non piace, cioè, l'ipocrisia non piace. A me il Borbone, cosa, non me ne importa niente, non è che ci pagano il Borbone, figurati. Allora, il problema è questo. Cioè, però mi dà fastidio in pratica l'ipocrisia. Io conosco molti fanatici del 1799, fanatici a favore della Repubblica Napoletana, no? Che addirittura si fanno pure le piagnute, quando in pratica parlano di questa famosa libertà che ci hanno portato e roba l'altra. Però in pratica voglio dire una cosa. Cioè, Ferdinando I, anzi Ferdinando IV, non primo, quando in pratica arriva il 1799, tu che sei il 790, tu che sei uno degli esperti della Repubblica francese, della Repubblica napoletana, ma accusano Francesco Ferdinando IV di aver fatto circa quei 100 morti a Napoli, la Piazza Mercato. Ma ne fece pochi. Per diciamo l'opinione pubblica, quello è un sanguinario. Ma i francesi, e tu sei esperto, hanno fatto più morti i francesi o hanno fatto più morti i Borboni quando c'è stato nel 99? Spiegami. Ma nel 99 basta soltanto la puntata che abbiamo fatto qui con Maurizio Di Giovani su quello che ha fatto Carafa D'Andria. Il numero per chi ci ascolta adesso. Carafa D'Andria, quello che era fatto a Isola Liri, a Minturno, a Cassa del Fondo. Dammi un numero, perché in pratica 60.000... Per i signori appassionati o fanatici della Repubblica Napoletana, che erano francesi che ci portavano la conoscenza, la libertà a modo loro. Allora, si 100 parla... morti, attenzione, dillo qua di 100 morti. 112 hanno fatti, morti. I francesi quanti li hanno fatti portando la libertà? Quanto? Si parla di 60.000 morti. Ah, però lo diranno, però in bravi sanguinari è quello che ne ha fatto 100. Ho capito. O non sanno come fare. O ci vogliono prendere in giro. Ma perché noi l'Italia è una colonia culturale, è diventata una colonia provinciale perché per quasi 3.000 anni è stato il faro della civiltà e della cultura mondiale. Poi con l'avvento dell'illuminismo e non avendo seguito i novatores napoletani, è diventata una colonia culturale, quindi una classe borghese piccola piccola colonica, quindi ha bisogno di modificare la storia per legittimare sé e per legittimare
per legittimare i loro padroni, quindi eccetera eccetera. Sono state importate queste teologie. Purtroppo l'Italia, dopo 160 anni e rotti, ha bisogno ancora di parlare di Repubblica Madre, di mettere la bandiera della Repubblica Italiana col presidente Napoleone sul Quirinale. Ma di che parliamo? Andate a vedere in che condizioni l'eroe della patria, no, questi parliamo della patria, ma andate a vedere in che condizioni si trova il Gianicolo, la statua di Garibaldi e tutte le cose, sta nel disfacimento più assoluto. Cioè, ma voi decantate l'eroe della patria, andate in che condizioni, andate sul Gianicolo, vedete in che condizioni si trovano i simboli risorgimentali, a cominciare da Garibaldi. Statua che se ne stanno cadendo a pezzi, non lo riparano. Cioè, è soltanto ipocrisia. A quel tempo chi faceva il bombarolo, parliamoci chiaro, chi cercava di sovvertire l'ordine per costituire, ma cosa avrebbe dovuto fare un re o uno Stato? Cosa avrebbe dovuto fare? Quello che ha fatto Napoleone III. Ma Ferdinando questo lo faceva, alla fine in quel periodo soltanto condannato a morte i fratelli Bandiera, perché non ne poteva proprio, che esagerarono in maniera incredibile. Poi diciamo, posso dire una cosa, cioè, e Agislaumi e austriaca, poi devi e Agislao Milano che non poteva non essere condannato, cercò un regicidio. Comunque Ennio, questa mia parentesi è perché poi andiamo troppo là con il tempo. No, troppo lontano. No, voglio concludere. Allora, che cosa succede? Cioè, viene catturato questo Carducci, gli trovano tutti questi soldi di indubbia provenienza, il Peruso glieli sequestra, però una cifra incredibile che questo qua in pratica gestiva e aveva, che era stato pagato da queste sette, diciamo, calabresi che lo avevano sponsorizzato e finanziato. E poi dopo che succede? Il Carducci viene catturato e condotto al carcere tribunale di Lago Negro, però diciamo che per la strada che cosa succede? Proprio per paura che Ferdinando lo perdonasse, le guardie evidentemente lo uccidono e lo buttano in un dirupo. Viene trovato pochi cinque giorni dopo da una pastorella e, se non mi sbaglio, il prete Farraco lo ricompone, gli dà tutti gli onori, ovviamente cristiani, e lo fa seppellire in una chiesa ad acqua fredda, dove ancora io credo che ci siano in pratica le sue ceneri, perché a volte, ogni volta che passo, vedo la targa che in pratica qui, insomma, ci sono le spoglie del patriota Costabile Carducci. Ecco, così finisce la vicenda di Carducci, ma non proprio, perché poi in pratica ci sarà un processo dove in pratica sarà istruito da molti giudici che in pratica volevano per forza condannare il Peruso. Però questi giudici si scopre che erano tutti giudici di ideologia e matrice liberale. Tanto è vero che interviene Ferdinando II e in pratica li licenzia, li fa dimettere, perché in pratica si rende conto che soprattutto uno per tutti era il giudice Scarpa, che in pratica procuratore, se non mi ricordo se da Calabrese, che insomma, vabbè, non mi ricordo di quale tribunale, che in pratica istruisce il processo e viene destituito, perché in pratica ci si rende conto che questo giudice Scarpa, che era anziano anche lui, guarda il mondo quando è piccolo, aveva da giovane combattuto contro il cardinale Ruffo. E poi è giudice sotto Ferdinando II, che era ormai alla fine della carriera. Però, insomma, vedi, in pratica si dice che esisteva questa tirannide borbonica. Quando vai a vedere tutti i pezzi da 90, tutti i quadri, erano tutto quanto degli ex traditori. Ennio, allora, finisco. Poi nel 1852, quando ci sarà il viaggio di Ferdinando II, forse l'unico,
nella terra dei tristi, come lui in pratica definiva la Calabria e il Cilento. La terra? La terra? Tristi. Tristi, la Calabria e il Cilento, perché erano quei territori dove in pratica esistevano proprio queste, diciamo, questi eversivi, questi settari, insomma, anche perché, ma io sono convinto che lì non è che erano patrioti, le rivoluzioni le facevano là perché in pratica il territorio, essendo angusto, se in pratica si doveva sedare una rivolta ci volevano giorni e giorni perché l'esercito arrivasse in zona, perciò che le venivano scelte il Cilento, le Calabri, ma no, perché c'erano i patrioti, perché in pratica insomma si potevano organizzare bene senza avere fastidi in pratica dalla polizia borbonica. Comunque nel 52, nell'ottobre del 52, Ferdinando parte per questo viaggio in Calabria, si ferma a Sapri, va a trovare l'ormai moribondo e vecchissimo Don Vincenzo Peruso e, essendosi reso conto che stava per morire, non avendo altro da regalargli, si sfila dal dito questo anello. Ecco, questo anello qua è un anello famosissimo. Questo anello fu indossato da Ferdinando II quando si sposò, quando diventò re e quando giurò sulla Costituzione del maggio del 1848. Poiché lui lo portava sempre al dito, non avendo niente da regalare a Don Vincenzo Peruso per riconoscergli tutti i meriti e la fedeltà fin dal 1799 con la casata borbonica, si sfila questo anello e glielo regala. E questo famoso anello indossato da Ferdinando II è gelosamente custodito da una famiglia discendente del Vincenzo Peruso. E devo dire la verità, bisogna fare onore al merito al nostro amico, tuo conoscente e mio amico, Franco, l'avvocato Franco Maldonado, che è riuscito in pratica a scovarlo in zona e a renderlo pubblico. È un reperto importante quello. Questo l'ha indossato, l'ha messo, cioè questo anello ha messo le mani sulla Costituzione del 1848 di Napoli. Senti Ennio, dobbiamo dare l'opinione finale. Vuoi concludere tu? Allora, che cosa dobbiamo dire di Carducci a questo punto, tutti quei che ti posso dire? Rivoluzionari di quel periodo. Carducci mi fa tenerezza. Aspetta, come dobbiamo considerarlo allora? Patriota o un sovversivo o un cospiratore? Patriota o sovversivo? Allora, il patriota è quello che in pratica mette la propria terra nelle mani di chi la vuole bene. Questa gente hanno messo la terra nelle mani di chi l'ha saccheggiata. Ecco, io penso questo, è troppo facile dire da parte mia e nostra che è un sovversivo, per carità, ma io vorrei mettere a me mi sta pure simpatico, per l'amor di Dio, perché in pratica secondo me era uno che giustamente si è trovato io quello che ho capito che comunque lui però dove andava a parare, però io ho capito una cosa, che quando fino a quando non incontrava quell'Antonio Lochted, che Antonio Lightmaker, lei come si chiama lì? Giuseppe Del Re. In pratica era il cognato, terza moglie, fratello della terza moglie. Fino a quando non è andato a contatto con le massonerie franco-inglesi, Carducci, diciamo che era un ribelle, ma altre cose. Allora, il problema è che le massonerie, diciamo una cosa, erano in pratica questi personaggi strani, falliti, erano sensibili al denaro, e vedi di Sagan, e vedi Garibaldi, e vedi Carducci, erano persone che avevano problemi economici, quindi erano facili prede delle massonerie che sta gente cercava. Ennio, fammi finire il discorso, ti stavo dicendo, diciamo che fino a quando non entrò in contatto diretto con la massoneria anglo-francese, il Carducci
giocava a fare il ribelle, giocava a fare rivoluzionario, ma non lo faceva in maniera, lo faceva più che altro in maniera teorica. Dopo questo, questo contatto cambia completamente e diventa un vero e proprio soldato disposto a, ad ammazzare e ad essere ammazzato. Ma per soldi, però, ma per ideali, sì, o per denaro? Questo è importante. Perché stiamo mettendo in pratica, diciamo, sul banco degli imputati un personaggio, un patriota. Uno a cui piaceva il denaro. Però io personalmente, io se fossi, io prima ci stavo da quell'altra parte, ma non so se essere contento, portare ad esempio chi ha contribuito a fare la mia nazione, la mia patria, la mia terra, al modus operandi di questi personaggi, che comunque andavano, erano alla fine, era gente rivoluzionaria, era gente che settaria, era gente che cercava di sovvertire l'ordine precostituito. Quindi padre della patria perché? Cioè padre della patria perché? Non lo so. Quindi quello voglio dire, una volta i padri della patria, quelli che combattevano in campo aperto, le battaglie viso a viso, i generali che stavano in prima linea. I padri della patria là, erano quelli là. Il concetto di padre della patria, io non voglio usare il termine. Allora aspetta, mo ti interrompo. Il padre della patria è colui che deve far evolvere. Perfetto. Materialmente, io, culturalmente e spiritualmente la propria terra. Allora facciamo questa terra, grazie al sacrificio di questa gente, si è evoluta con le loro ideologie, oppure questa terra in pratica? Allora, Ennio, io credo che sia sotto l'occhio di tutti che soffre. Che la nostra terra prima del 1860 era una nazione indipendente, con i suoi limiti, con i suoi pregi, ma era uno stato sovrano. Adesso è una colonia di una subnazione. Noi oggi abbiamo soltanto disperati, gente emigranti che continuano, ragazzi, già andare via. Quello è il discorso degli emigranti. Guarda, ti posso dire una cosa, quello è un progetto per sì. Secondo te le ideologie, diciamo, giacobine, cioè se ne fregano di aiutare gli esseri umani, e loro hanno inventato l'ipocrisia e la propaganda. Il discorso, diciamo, di fare venire in pratica il progetto avversivo è quello di cambiare gli italiani. In pratica il nostro popolo deve essere gente ricattabile, povera, che non abbia pretese, soprattutto che non abbia storia, quindi in pratica, quelli che ci sostituiranno saranno persone che non se ne importano niente, però, di Carducci, Garibaldi, di Sant'Antonio e San Giuseppe. E infatti noi abbiamo una borghesia coloniale. Non a caso, Zidane, dal cognome il termine, colonia di una subnazione. Una borghesia che l'importante è che hanno i posti importanti come funzionari di Stato. Tu vai nei luoghi pubblici, nei ministeri, sono tutti loro. Hanno poteri enormi, una classe politica che aspetta che arrivino i miliardi di euro da Roma per cercare l'esistenza, che diventa guardia pretoriana dell'ordine del potere tosco-padano, né più e né meno. E basta, questo è. Oggi questo è. E quello che vorrei dire una cosa a questa gente, chiudo, perché poi stiamo andando oltre. Ipotizziamo che la peggiore dinastia del mondo, i 7 secoli e mezzo di regno siano stati i più nefasti e più terribili della storia dell'umanità. Ipotizziamo questo. Ma mo sono passati 160 anni, avete avuto tempo per poter cambiare le cose. E perché non sono state cambiate? Perché siamo peggio di prima? Cioè, io posso capire che tu avevi bisogno un po' di tempo, ma dopo 160 anni mi spieghi che cosa è cambiato? No, vabbè, ma il progetto l'avete avuto per farlo, e non è stato quello. No, cioè, il progetto avversivo era quello, in pratica, di sequestrare, diciamo, ho la fatto una domanda provocatoria. Cioè, tu hai avuto 160 anni per cambiare le cose, quindi dovevano lasciare staticamente, bisognava interagire con la nostra civiltà e farne altre che ci gestisce. Siamo passati da Savoia alla Repubblica e abbiamo fallito. Quindi avete fallito, hanno fallito. Allora, i Savoia purtroppo
sono, che ti voglio dire? Ennio, Sono soltanto un collettore, sono un anello di dobbiamo, dobbiamo salutare i nostri spettatori adesso. Metterò un video finale alla fine, una sorpresa pure per te, Ah, una clip. Siamo andati oltre troppo, però qua se no stiamo fino a domani mattina. però il problema è che se devi esaminare in pratica le No, ideologie, no, per carità, ma mica. cioè non puoi farlo in questo tempo. Ma tu lo sai che non abbiamo paura di andare oltre i tempi, non ci importa A nulla. chi interessa, a chi non A chi interessa, interessa non interessa. permesso. Anche qui Noi. diciamo la nostra, siamo chiari. Io ti ringrazio, Io come vedi ringrazio abbiamo. te per questa possibilità. No, no, ringrazio te perché ci hai tratteggiato un personaggio in maniera completa, anche delle sfumature che in molti non sapevano. E sicuramente adesso, a fine giugno, noi termineremo questa serie perché arriva l'estate. A settembre, Andiamo a prepariamoci fare per qualche settembre per fare andiamo a altre fare qualche cose. contribuzione in piazza. Altre, sì, vabbè, questo ormai, però tu lo sai che ormai noi abbiamo deciso che. Questo modo di fare comunicazione non sostituisce la piazza oppure i convegni, ma li affianca tutto qua. Oh. Sì. Io Ti ringrazio Ennio per la serata. saluto tutti i nostri ascoltatori ringrazio te E che la Maronna ci accompagni. Che spero la che il Maronna nostro ci video, accompagni. insomma, non a noi, ma spero, prometto e giuro di no. Va. Insomma, va bene. Quindi saluti a tutti e E ti saluti a tutti. abbraccio. Ti ringrazio. Abbraccio.